Ciao a tutti ragazzi, allora l'utilità di questo video a 2 mesi dall'uscita del gioco in effetti è piuttosto relativa, perché ormai Shadow of Tomb Raider, non dico un gioco vecchio, però è uscito da quasi un paio di mesi e ve lo tirano nella schiena praticamente a 40 euro dappertutto, perciò fare il video adesso insomma è relativamente utile, però parliamo di una collector effettivamente molto limitata che ha avuto un sold out istantaneo a mesi prima dall'uscita e che praticamente nessuno aveva, perché io vi dico la verità, dopo il restock che hanno fatto appunto a fine ottobre, io non conoscevo nessuno che avesse questa collector, eccola, la vedete qua, in mano, perciò mi sembrava una cosa che potesse essere utile a livello collezionistico. Difatti ho visto spuntare le prime collector in Italia solo dopo il restock, io prima, vi giuro, non conoscevo nessuno che ne avesse una. E quindi penso che possa essere utile a livello collezionistico appunto darci un occhio, perché mi sembra una collector piuttosto valida, piuttosto limitata, visto che anche dopo il restock ha fatto sold out immediatamente e su eBay ha preso dei valori interessanti, comunque considerando che già costava, mi sembra 200 euro, mi sembra 199-200 euro, quindi è una collector insomma interessante da vedere, visto che non penso ci saranno molti video. Almeno in Italia, ripeto, non conosco nessuno che l'ha presa se non a fine ottobre. E poi comunque avevo detto che lo facevo, quindi sono di parola, perciò anche se con un po' di ritardo dal lancio, siamo qua a vedere Shadow of the Tomb Raider. Del gioco non vi dico nulla perché tanto l'avete già tutti giocato, finito. Io penso di essere l'unico essere umano sulla faccia della Terra che non solo non l'ha giocato e finito, ma nemmeno provato. Cioè io proprio questo gioco non so com'è, cioè non l'ho provato, ho avuto occasione alla Games Week, da amici, però proprio zero, quindi non so cosa, cioè sì, so cosa aspettarmi, perché comunque ho avuto un po' di feedback effettivamente, però vabbè, ormai è inutile che ve ne parlo, visto che il gioco lo conoscete perfettamente. Io mi aspetto una conclusione della trilogia e basta, cioè mi aspetto un qualcosa di valido dopo il secondo titolo, che però chiuda la storyline, perché mi pare di aver capito che è una trilogia, però anche lì oggi come oggi i sequel te li tirano fuori in tutti i modi se fa successo, quindi vabbè, comunque del gioco non dico nulla. La collector, vabbè, appunto mi sembra piuttosto buona, non costa poco perché 200 euro non sono pochi, però i contenuti penso che ci possano essere, c'è cioè, la statua, vabbè, la torcia, li vediamo dopo, e Season Pass chiaramente. Quindi diciamo che a livello collezionistico sono molto soddisfatto, perché io sono dell'idea che una delle cose più deprimenti per un collezionista è spendere magari anche 150-200 euro e poi trovarsi un anno dopo la stessa collector fuori a 70 euro. Cioè è successo ultimamente con L'Ombra della Guerra, costava non poco quella collector, adesso non mi ricordo se 300, sì 300 forse, e poi GameStop le ha fatte fuori praticamente a metà prezzo, se non meno. A me fanno girare un po' i coglioni queste cose, quindi preferisco, cioè forse una cosa che va sold out diventa introvabile subito piuttosto che una che la vendi sugli scaffali per anni. Quindi bene, diciamo, a livello collezionistico. Ok, penso non ci sia altro da dire, per adesso direi di vederla nel dettaglio. Allora, la collector è piuttosto alta, quindi anche riuscire a trovare un'inquadratura giusta non è propriamente semplice. Comunque, come vedete, mi hanno mandato, appoggiata qua, insieme alla collector, anche questa card di metallo laminata, che ho visto che su eBay la vendono a 30 euro, cioè vedete voi, che è piuttosto carina, devo dire. Un po' buia, cioè come, insomma, come scelta di colori, però è piuttosto carina ed è anche numerata, anche se la numerazione è uno sticker spiattellato qua dietro, vedete? Official Art Plaque numero 12.915. Vabbè, comunque potevano sforzarsi un pochino di più con la numerazione, però vabbè, dai. Visto che me l'hanno mandata in omaggio, manco lo sapevo, l'ho visto solamente quando hanno spedito, ho visto l'ordine, c'era dentro anche questa, quindi bene. Ora, direi di andare a vedere. Ok, la collector. Allora, qui ero già un po'. Ok, a posto. Sì, qui è già aperto perché avevo visto che era un po' allentato quello dietro, infatti l'avevo aperto per controllare che fosse tutto integro, perché secondo me questo sto qua sono anche dei resi, vi dico la verità,
C'ho come l'impressione che qualcuno di queste che sono arrivate sono dei resi, però vabbè, comunque è tutto a posto dentro, almeno da quello che si può vedere qua. Allora, qui c'è il gioco, ma vediamo di sfidare questo. Ok, madonna mia. Ok. Questa è la sleeve esterna, in sola lingua inglese, quindi non pensata per altri mercati. All'interno appunto c'è la steelbook, la confezione, la collezione che è quella lì, la statua che sembra molto bella, il season pass, la steelbook, e qua, la soundtrack digitale, il piccone apri bottiglia e la torcia. Mi sembra che i gadget tutto sommato ci sono. L'unica cosa che devo dire è che è veramente brutta sta copertina, cioè non mi dice veramente niente, scusate, non capisco neanche che cosa dovrebbe essere. E noto con rammarico che vabbè, sulla sleeve dico chi se ne frega, però ecco, mi aspettavo che magari sotto ci fosse un artwork un po' più carino, invece fa cagare come quello sopra. Vabbè, comunque. Allora, qua cosa che c'è? Vediamo. Ok, qui c'è questo ripiano qui che si apre qua, ok, con dentro la steelbook, cioè che sia anche, cioè talmente incastrata che allora, c'è anche strappato il cellophane in mano, vabbè, comunque. Allora, ok, vabbè, tolgo quel che rimane del cellophane. Apriamo. Ok, allora, vediamo. All'interno della steelbook c'è il disco di gioco. Ok. La steelbook è fatta in questo modo. Sinceramente, vi dico la verità, non mi fa proprio impazzire. Cioè, è bello l'effetto opaco, lucido di questo dettaglio. Però, cioè, cazzo, almeno il titolo sulla costina, cioè, dico io, è una moda che molti hanno ultimamente, però, vabbè, comunque, non mi fa impazzire sta steelbook, dico la verità, comunque, vabbè, il gioco. Poi, all'interno c'è la registration card, per ottenere anche, mi sembra, la soundtrack digitale, il libretto vario con, insomma, le avvertenze, vabbè, e poi il season pass. Con dentro i costumi, le tombe che devono uscire ancora, mi sembra, e quant'altro. In più ci sono sto set di cartoline che mi incuriosiscono perché non sembrano affatto male. Non so se sono esclusiva di questa edizione o della Craft Edition, che costa 100 euro mi sembra, però praticamente sono... Ah, ok, sì, tre cartoline, ognuna dedicata a uno dei tre titoli. Quella del primo Tomb Raider, quella di Rise of the Tomb Raider, il secondo, e Shadow of the Tomb Raider, che sono bellissime, mi piacciono veramente tanto perché sono molto, non lo so, stanno bene vicine, le vedete? E queste mi piacciono, peccato che sono veramente piccole, anche se non volesse incorniciarsele sarebbe abbastanza ardua. Poi passiamo agli altri contenuti che ci sono qua dentro, in questa scatoletta qua. Allora c'è la torcia che, vabbè, bisogna mettere la pila, se non sto qua neanche a impazzire, però mi sembra una torcia un po' plasticosa, cioè ok, cioè, è brandizzata, ma proprio con un adesivo di merda, cioè proprio, non so se si vede, proprio preso, incollato qua, tra l'altro è pure fatto malino secondo me, cioè questa potevano secondo me sforzarsi un pochino di più, cioè il logo magari inciderlo in qualche modo, incollarcelo così mi sembra un po' approssimativo. Comunque vabbè, è una torcia, cioè potete appenderla credo con questo gancio tipo alla camicia, così una torcia d'esplorazione dovrebbe essere, un po' leggerina per i miei gusti, però vabbè, comunque non è malvagissimo, comunque, però non fatta troppo bene. Questo invece è la... Ok, la piccozza. Oh, questa è fatta forse un pochino meglio come materiali. Dovrebbe essere un apribottiglie. Però, boh. Allora, Made in China, chiaramente, riporta questa targhetta.
ovviamente. Dall'altra parte c'è Shadow of the Tomb Raider. E questa è la piccozza. Sì, qua credo che si possano aprire le bottiglie, però non è che è dipinta proprio bene. Poi non, insomma, sono abbastanza sicuro che si rovinerebbe usandola come apribottiglie. Comunque è abbastanza pesante, in metallo. Quindi sì, carina, però anche qua potevano fare uno sforzino in più, dipingerla un pochino meglio. Vabbè, comunque, cioè, sto pezzo qua è esattamente uguale a questo, monocromatico. Cioè, vabbè, magari poi sono troppo, io un po' troppo fissato con i dettagli. Però vabbè, qua non c'è nient'altro, non mi caso. Qui invece le istruzioni per la luce. Con le varie modalità, penso che abbia più modalità di illuminazione. E fin qua ci siamo. Vi dirò, i gadget non mi hanno fatto impazzire, ma più che come idea, come fattura, cioè proprio non so, fare qualcosa di più carino, un po' più di pregiato, visto quello che costa anche una collector. Comunque, mi aspetto che la statua compensi il tutto. Allora, andiamo ad aprirla. Queste chiusure qua. Ci siamo. Ah, il polistirolo ha sempre il logo brandizzato. Non l'avevo visto prima. E questa è la statua. Beh, allora, un altro pezzo di polistirolo che va. Allora, vediamo un po'. Ma allora, vi dirò, a me la statua convince. Mi convince perché già dalle immagini la trovavo molto imponente. In effetti ha una base veramente massiccia, piuttosto grossa. Il modello di Lara è anche soddisfacente, però dipinta in maniera anche questa un po' approssimativa, secondo me. Almeno, so, la pelle, un pochino, il viso, potevano, secondo me, fare qualcosina di più. Invece gli abiti mi sembrano fatti piuttosto bene, devo dire la verità. Molto bello il fatto che sulla base ci sono dei dettagli, tipo la corda che è corda vera, che è una bella figata, effettivamente, non me l'aspettavo. Anche l'arco qua, la corda. Sì, tipo. Però no, allora nel complesso è bella. Nel complesso io direi che è soddisfacente. Poteva costare un pochino meno, dico la verità. Cioè, con quello che costa e tutto, potevano, secondo me, osare qualcosa di più. Più coi gadget, perché la statua in realtà non è male. Però, non so, quando spendi certe cifre, 200 euro per spedizione, ti aspetti sempre un qualcosa di eccezionale. Invece trovi delle cose sì buone, però magari non all'altezza delle aspettative. Sotto, cosa che c'è? Ah, la basetta, che non è numerata né niente. Ma comunque sì, non mi sembra male. Allora, ve la faccio vedere un pochino più nel dettaglio da appoggiata. Allora, la statua in sé sì, fa una bella figura perché comunque ha un bel corredo, insomma, una bella base che completa il tutto. Però ecco, se vedete il viso, sì, è fatto bene, però proprio i colori, cioè non è che è dipinto male perché è sbavato. Avrei scelto di colori un po' diversi, non lo so. Mi sembra un po' il problema che affliggeva anche la piccozza. Non era brutta, però era dipinta anche malino. Invece qua è fatta piuttosto bene. Sì, è piena di gadget, di dettagli, ci sono le frecce, le piccozze a scalata, la corda. Questo non so cos'è. Ah no, è l'arco questo, ok. Sì, allora ragazzi, nel complesso la statua mi piace. Mi piace e penso che tutto sommato possa valere la pena acquistarla. Ora, dirvi cercatela ora è un po' superfluo perché ho visto che è sold out ovunque, c'è cioè sul sito della Square e su eBay è fuori almeno a
quasi il doppio del suo prezzo, comunque tra i 300 e i 400, che mi sembra veramente tanto. Ecco, in questo caso non li vale, però il suo prezzo di listino magari potrebbe anche starci, tenendo conto che c'è l'edizione che costa 110 euro singola, con tutto il pass che costa 40 euro solo quello, quindi vabbè, tutto sommato ci può stare a prezzo di lancio, a prezzo da collezione forse, forse no. Comunque sì, mi piace, dai, mi piace. Mi piace tantissimo questo dettaglio della corda, sembra una puttanata, però mette una corda vera arrotolata, rende secondo me, è un bel tocco di qualità. La base è molto bella. Ci sono tutte le incisioni qua. Sì, direi che ci siamo. Sono piuttosto soddisfatto per questa statua. Quindi, per me, eh sì, tutto sommato. Allora, io come sempre vi ringrazio. Ci sentiamo tra qualche giorno perché dovrebbe arrivarmi la valigetta di Hitman, che quella è una collector che aspettavo da tempo. Da quando uscì, credo, Hitman Absolution, se non quello prima, mi aspettavo prima o poi la valigetta di Agente 47 e finalmente l'hanno fatta. Quindi penso che varrà veramente la pena vederla quella. Dovrebbe arrivarmi a giorni. Allora, ragazzi, come sempre vi ringrazio e a presto.